lui con questa religione che ha cambiato un po' il suo carattere. Guarda, abbiamo trovato la macchina. Ma è bella e buona. Il padre di questi ragazzi, Giovanni Barreca, vive un delirio mistico. Questo pesa enormemente sulla famiglia e soprattutto sui suoi figli. La situazione però ha una deriva terribile quando sulla scena compaiono due coniugi palermitani. La frequentazione convince Giovanni Barreca, i figli, che nella casa c'è una presenza demoniaca. Sì, mi faceva paura Giovanni. Gli strumenti che vengono scelti sono torture. La ragazza ha partecipato a tutta una serie di riti che sono state delle torture anche ai danni della propria madre e del proprio fratello. Avete avuto il sospetto, Rosalia? No, non lo facciamo di dopo. No, pensa che sia stato influenzato. Sicuramente. Anche Kevin ha avuto un ruolo, ha partecipato alle torture. Sembrerebbe di sì. Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane. Una notizia sconvolgente: la figlia 17enne di Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, accusato insieme ad altre due persone di aver ucciso la moglie e i due figli durante quello che doveva essere un esorcismo, ha confessato di aver preso parte alle torture dell'omicidio dei suoi familiari. Rifarei tutto, dovevamo liberarli dal diavolo. Sarebbero state queste le sue parole. Monica Arcadio, collegata con noi. Ah, Maria Grazia Sarrocco, collegata con noi. Maria Grazia, a te, buongiorno. Buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Noi ci troviamo all'esterno di una sede distaccata del comune di Altavilla ed è qui che tra breve arriveranno i feritri dei due ragazzi, anzi di un ragazzo e di un bambino, Kevin e del piccolo Emanuel di appena 5 anni. Qui è allestita la camera ardente, come dicevamo tra breve, quindi attorno alle 11:30, mezzogiorno, dalle 12 chiunque potrà rendere omaggio ai due feretri. In paese intanto il lutto cittadino, vedete le bandiere a mezz'asta proprio per ricordare questi due ragazzi e la loro mamma uccisi in un modo terribile, in un modo tragico dal papà e da altre due persone, e purtroppo anche la sorella sarebbe coinvolta in questo drammatico episodio. Dicevamo a proposito della camera ardente, i due feretri entreranno all'interno di questa sala consiliare del comune, verranno adagiati qui e poi vi rimarranno fino alle ore 20. Alle 18 è prevista una benedizione da parte del sacerdote Don Priola e alle 20 ci sarà un lungo e silenzioso corteo che accompagnerà i due feretri presso il cimitero di Altavilla. Per quanto riguarda invece Antonella Salamone, si dovrà attendere ancora del tempo perché i medici legali, dunque la procura, hanno preso e hanno chiesto di poter effettuare altre analisi, tra cui il DNA ed altre analisi specifiche. Cosa dire in merito a questa vicenda? Sono stati giorni davvero terribili, convulsi, dove sono emersi particolari agghiaccianti che fatichiamo anche a raccontare e che ci sembra doveroso anche omettere. Quello che è certo è che le accuse sono pesantissime nei confronti di tutti, compresa la stessa sorella Miriam, che oggi si trova in un carcere minorile. Oltre alle accuse di triplice omicidio e di soppressione di cadavere, ci sono le accuse di occultamento di cadavere, ci sono le accuse anche di torture, perché possiamo parlare davvero di torture e di sevizie. Che cosa ha raccontato questa ragazzina? Beh, diciamo che all'inizio ha fornito delle dichiarazioni agli inquirenti piuttosto controverse tra loro e poi ha chiesto di parlare con il procuratore e a quel punto, dopo aver chiesto un qualcosa da mangiare e ripetuto più volte di voler parlare e salutare il suo papà, ha raccontato quello che è emerso all'interno della sua casa, di quell'abitazione, di quello che è accaduto nell'ultima settimana. Anche il procuratore, ricordiamo che durante la conferenza stampa, ha fatto più volte riferimento a come questa coppia abbia trasformato e abbia fatto cambiare un'intera famiglia. Sì, il delirio religioso di Barreca, ma sicuramente la presenza di questa coppia ha cambiato gli equilibri, facendo sì che nella mente di quest'uomo
e anche e soprattutto nella mente di altri componenti della famiglia ci fosse un pensiero costante, cioè all'interno della di quella casa c'erano dei demoni e quei demoni erano proprio all'interno di Antonella e purtroppo anche in quelli nel corpo del bambino. Quindi questi demoni, questo male doveva essere cacciato da quella casa. E da lì, nell'ultima settimana soprattutto, sono iniziate quelle che vengono definite delle vere e proprie torture. Delle cose che sono state effettuate su Antonella, sul piccolo. In casa sono stati sequestrati degli oggetti usati, come ha confermato la stessa ragazzina, proprio per far del male alla sua mamma e al suo fratellino. Lo stesso Kevin avrebbe partecipato inizialmente a queste fasi, ma poi sarebbe rimasto in qualche modo vittima della coppia e del suo papà e della stessa sorella. Avrebbe persino scavato insomma una buca dove è stata adagiata la sua mamma. Insomma, veramente delle cose che escono, emergono e che fanno riflettere Eleonora. Cioè, ci lasciano veramente senza parole davanti a una notizia così tremenda, terribile, non so, non sappiamo nemmeno come commentarla veramente. E fra l'altro Rosalia, la mamma di Antonella e la nonna dei due ragazzini, ci aveva detto in diretta che aveva il desiderio, ti ricordi, di prendere con sé la nipote, e invece è arrivata venerdì questa notizia, tremenda notizia, che anche questa ragazzina sarebbe coinvolta. Ora sicuramente è un dato molto delicato, non ci dimentichiamo che si tratta di una minore, bisogna fare assolutamente attenzione, ci sono delle indagini in corso, ascoltiamo e ricordiamo che cosa aveva detto la nonna in diretta da noi. Allora, ci vuoi dire come stai? Ci vuoi dire come stai, Rosalia? Lo potete immaginare come sto, lo potete immaginare. Vorrei incontrare sua nipote? Attenzione. Una notizia, questa notizia. Aspettavi, Rosalia. Avevi avuto il sospetto, Rosalia? No, non lo facciamo agitare. No. No, vorresti. Quando Rosalia. Ma che brutto. Cosa, Rosalia? Quando le incontrerò, poi parlerò con lei. Pensa che sia stato influenzato. Sicuramente. Vorresti incontrare tuo nipote, Rosalia? Facciamo entrare prima lui, signore. Rosalia, vorresti incontrarla? Certo. Cosa le vuole dire? Solo questo. Ci saranno di noi. Ci sarà la giustizia. Si chiama questa ragazzina? Allora, Maria Grazia, tu hai incontrato una delle migliori amiche di Antonella, che ha raccontato come negli ultimi giorni non riuscisse più a parlare né con Antonella né con i figli. Ascoltiamo. Io l'ho sentita sabato e domenica io l'ho fatto una videochiamata di sera e non mi ha risposto. Sua madre però asserisce che il telefono suo era spento totale. Invece dal suo telefono io avevo ricevuto il messaggio del lunedì: i ragazzi non vanno a scuola, quindi cioè, nel senso, io ero esonerata dal mio incarico. Quindi andavi a prenderli, li accompagnavi a scuola, avevi la delega. Mercoledì cominciato a chiamare quello di Antonella, diceva praticamente non rispondeva, spento, però poi ho cominciato a chiamare, ho chiamato a tutti, a Kevin, a Miriam e anche a Giovanni. Correva fino a segreteria telefonica, tutti i numeri correvano tranne quello di Antonella, sempre spento. Kevin ti risponde? Mi risponde. Io non so se è Kevin, non lo posso asserire, dal cellulare di Kevin, una voce tipo quasi soffocata, che io ho dovuto mettere il viva voce perché non lo sentivo, non lo riuscivo a sentire. Io dicevo: Salvo, ma tu lo senti? Pronto, però cioè, io non sentivo niente. E poi ha posato. Non hai riconosciuto la voce di Kevin? Non l'ho capita. La sua voce, Era la voce di Kevin. La conosceva, sì. Infatti c'è un minuto e rotti di chiamata. Esatto. Ci siamo pure andati sotto casa. Siete andati? Sì. Ma non c'era nessuno, non avete visto nessuno? Lui avete notato visto, delle... Ho visto io una luce accesa in qualche stanza, però di persona non abbiamo visto nessuno. Quando è che siete andati sotto la loro casa? Se è stato l'indomani, forse. Quindi? O mercoledì o giovedì? Non
perché mi sembrava. Quindi voi siete andati lì mercoledì o giovedì la sera. Sì. Avreste voluto suonare poi un po' di perplessità? Sì, devo dire la verità. Io volevo suonare per vedere magari come stavano, se c'era accaduto qualche cosa, però ci siamo bloccati. Non me la sentivo di fare questo. Cioè arrivare a pensare a quello che è stato fatto, cioè vedete, le persone un po' c'erano intorno, no Cinzia, però? Sì, le persone c'erano e infatti che cosa dicono? Che lui era ossessionato con Dio. Sì, ma questo già prima, già, no? Già ma... prima. Lui era un uomo maltrattante, prepotente e ossessionato con Dio, ma secondo me lui non sarebbe mai arrivato a torturare e uccidere i suoi figli se non fosse entrata questa coppia maledetta che si facevano chiamare fratelli di Dio. E quindi a questo punto è cambiato tutto nell'ultima settimana. Allora Antonella non ha mai parlato con il fratello di questo, del marito che era esagerato, non parlava mai di religione, di Dio, ma gli ultimi giorni ha parlato con la cognata, si è confidata, ha detto: senti, ma c'è qualcosa di strano in casa, ma secondo te io sono indemoniata, ma secondo te io sono pazza. Quindi lei si rendeva conto al la fine, quindi vuol dire che solo quando è subentrata questa coppia lei si è resa conto che c'era qualcosa che non andava. I ragazzi non sono andati a scuola l'ultima settimana, Kevin l'ultima settimana ha cominciato a mandare messaggi agli amici dicendo: qui c'è una guerra spirituale, sta succedendo qualcosa di strano, non mi posso allontanare, non posso venire a scuola. Quindi no, neanche lui ben capiva, anche se poi ha partecipato. E quello che veramente mi fa raccapricciare è l'idea che una figlia, ora sì, è minorenne, va bene, anche Erika era minorenne, aveva 16 anni, anche la figlia di Laura Ziliani e tanti altri. Questa ragazza comunque plagiata, manipolata eccetera, ma ha aiutato a torturare un bambino di 5 anni, il fratello Kevin e la madre. Ma come fai? Non una persona isolata, ma una persona che andava a scuola, che ha continuato a chattare con le amiche, che continuava a parlare con tutti. Quindi io noi tutta stiamo questa pietà parlando, non la provo. Sì. Noi stiamo parlando di un'accelerazione di questa ossessione, sì, dell'ultimo mese, in cui è stato raccontato e documentato che è iniziato questo rito di purificazione. Esatto. Ma e lo hanno fatto ovviamente gli inquirenti, se andiamo a vedere il profilo che è ancora aperto dei due Barek, ci sono due profili, sì, ma se andiamo a vedere il profilo di Bareca che è ancora aperto su un social network di lui, vai a scorrerlo e vai a ritroso. Molti di quei post ovviamente sono stati resi indisponibili, ma c'è una documentazione dettagliata e precisa di quell'ossessione che non risale all'ultimo mese. Sì, però è capite che ok, l'ossessione è stata diciamo maturata nel corso del tempo, sì, probabilmente nel corso degli anni, ma quello che è successo, l'escalation di violenza, di torture, capito, ma nell'ultimo mese è una cosa incredibile. Allora vediamo un attimo quello che è successo venerdì sera. Maria Grazia San Rocco, guardate il servizio. Due sadici assassini. Non chiedevano aiuto in questo senso, se chiedevano aiuto io stessa ero disposta a fargli battere il cuore per la seconda volta per averlo qua. Centinaia le persone che hanno attraversato le vie di Altavilla Milicia per ricordare Emanuel, Kevin e la loro mamma Antonella. Tra questi, gli amici più cari di Kevin, appena sedicenne. Ricordo che lui aveva tanti sogni, era una persona da rispettare, tanto. Io l'ammiravo come persona. Era un bravo ragazzo. Lui parlava con te, si confidava. Sì. È un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo. È impossibile descrivere quanto ci abbia fatto male, perché un giorno che saltava da lì a lì, faceva palestra, che ci abbracciava, ci baciava, che un giorno non c'è più. Non chiedevano aiuto in questo senso, se chiedevano aiuto io stessa ero disposta a fargli battere il cuore per la seconda volta per averlo qua. E noi lo conosciamo bene, molto bene, non ci ha mai parlato di Dio. Io piango perché so che non lo avrò più, ma non ci credo, non ci credo. Secondo me Miriam è pure vittima di questa cosa. La conosceva la ragazza, ultimamente era diventata molto chiusa. Un adolescente che non parla molto, sta sulle sue. Ci sono amica, io gli voglio bene e non è da sola. E lei lo sa,
che noi ci siamo. Kevin, ci voleva vedere felici a tutti e resterà sempre con noi. Spero che adesso siano in un posto felice, visto tutte le atrocità che avranno passato. Ecco, venerdì mattina alla conferenza stampa anche il procuratore ha avuto difficoltà, sì, proprio si vedeva a raccontare una storia, questa storia dell'orrore. Sentite. Naturalmente, come potete immaginare, non tutto possiamo dire relativamente alle indagini in corso, perché è importantissimo non comprometterle. Per cui ci limiteremo a quelle parti, soprattutto quelle che sono più utili per avvertire l'opinione pubblica dell'esistenza di certi fenomeni dei quali bisogna sapersi difendere, soprattutto devono sapersi difendere i più giovani, i minorenni, gli indifesi. Non c'è nessun motivo, a mio avviso, per enfatizzare i termini della questione, perché i fatti parlano da soli. Gli accertamenti che abbiamo eseguito qui fino a questo momento possono essere compendiati in poche semplici battute. Di una famiglia che vive ad Altavilla Milice, il padre di questi ragazzi, l'uomo sposato con Antonella Salamone, che si chiama Giovanni Barreca, è un soggetto che da anni vive quello che definirei un delirio mistico, è dominato da una accesissima e, mi permetto di dire, fanatica religiosità. Questo pesa enormemente sulla famiglia e soprattutto sui suoi figli, che sono tre. Due sono i ragazzi di cui ho parlato che sono morti nella tragedia. E poi c'è una terza figlia, Miriam Barreca, ragazza molto sveglia, molto intelligente, molto sensibile. Sensibile? Molto sensibile. Gassani, ecco, il ruolo di questa ragazza, no? Ragazza, ancora minorenne, 17 anni. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Lo dicevamo prima, io penso che veramente quello che è successo, neanche il miglior Massimo Lulli o Cinzia potrebbero scrivere nei loro romanzi gialli una storia del genere. Insomma, io credo che francamente siamo fuori da ogni immaginazione umana. E detto questo, io mi auguro che questa ragazza sia stata in qualche modo costretta a fare quello che ha fatto, perché laddove dovessero emergere delle responsabilità penali, benché minorenne, ma minorenne a 17 anni, sapete benissimo che si tratta, esatto, di minorenni diversi da quelli che ne hanno 12. Da 14, da una... esatto. 13-14. No, dico, quando sono, hanno al di sotto dei 14 non sono neanche imputabili. Ma non era costretta, eh? No. Il problema è che chiaramente è una posizione molto grave, sarà decisa ovviamente da un giudice minorile. Da un giudice minorile, però credo che ecco, questa ragazza dovrà spiegare bene quali sono state poi le influenze del padre nei suoi confronti. Insomma, io sono un garantista a tutto spiano per i minorenni. Per quanto la ragazza avrebbe dichiarato che avrebbe uso il condizionale, lo rifarei. Sì. Questa cosa mi lascia ghiacciato, sconcertato. Ovviamente sarà processata e la condanna, in questo caso, se ci sarà una condanna, la responsabilità sarà molto, molto severa, mi sembra ovvio. Anna Vagli, Massimo Lulli, poi Maria Grazia Sorocco, che ci deve dare un aggiornamento a te. Io sono convinta che la ragazza sia stata indottrinata, come erano stati indottrinati anche la sua moglie stessa qualche giorno prima di morire, chiedeva, gli era venuto il dubbio di essere, certo, davvero posseduta. Quindi tu giustamente chiedeva se fosse indemoniata davvero o meno. Esatto, tu prima chiedevi com'è possibile, no, che a questo punto, dopo anni di maltrattamenti che c'erano, lui ha deciso di torturare e uccidere, perché c'è, come in tutti i partner maltrattanti, c'è un momento in cui la violenza esplode, quel momento in questo caso è riconducibile all'istigazione degli altri due complici in questo contesto. La violenza è esplosa per la presenza, certo, di questa coppia, Maria Grazia.
Loro non hanno parlato, si sono abbassati. In qualche modo sì. Vai, vai. Si sono tutti e tre avvalsi della facoltà di non rispondere, esatto, non hanno rilasciato dichiarazioni, questo è quello che emerge anche nell'ordinanza di custodia cautelare. Ma in merito a Miriam vorrei leggervi proprio un passaggio brevissimo che si evince dalla convalida del fermo. Per il giudice non c'è nulla che lasci pensare ad una incapacità della minore di comprendere il disvalore del fatto. Questo è quello che scrive il giudice nell'ordinanza. Quindi per il giudice davvero Miriam era capace di intendere e di prendere coscienza di quello che stesse accadendo all'interno. Assolutamente sì, lei era ben inserita nell'ambiente sociale, a scuola. Per cui per il giudice era davvero lucida, cioè si stava rendendo conto di quello che accadeva all'interno di quella casa. È Massimo Lugli, per cui se avesse voluto avrebbe assolutamente potuto salvare i fratellini, la madre, avrebbe potuto chiedere aiuto. Questo è, mi sembra di capire, no? Il risultato rispetto a queste ultime dichiarazioni. Non solo lei, anche il fratello. Il fratello è perfettamente consapevole. Sì, ma il fratellino però secondo, era... No, sì, no, non il fratellino, il fratello grande, Kevin, grande. Kevin, 16 anni. Sì. Kevin sa quello che sta e in qualche modo ne è coinvolto. Quello che mi fa impressione di tutta questa storia è le personalità dominanti dei due, Calandente, esatto, e la Silvia, perché hanno, come dire, schiavizzato l'intera famiglia. Kevin, ai messaggi a cui accennava giustamente Cinzia, sì, ma Kevin amico, era l'obiettivo dice, delle torture. Ma lui dice, no, c'è una guerra spirituale. Sì. Mio fratello è pieno di demoni. Sì. Cioè, appunto, in qualche modo ci crede. Noi ricordiamoci il reverendo Jones negli anni 60. Riuscì a convincere tutta una comunità liguriana di uccidersi. E non sì, è l'unico 900 caso. Quindi tu hai queste personalità che sono assolutamente capaci di plagiare. Il plagio non esiste più. Ma una cosa che in sede di giudizio, credo che l'avvocato converrà con me, Gian Ettore, è quanto questa ragazza intelligente, sicuramente in grado di intendere il mio, ma quanto è stata assoggettata psicologicamente, sì, al punto tale di non avere più volontà. Questa è una valutazione giustissima. E quanto aveva paura, sì, perché avevano detto che anche lei era indemoniata, tanto che l'hanno fatto bere litri e litri di caffè e per farla vomitare il demonio, quindi c'era anche la paura. Aveva in possesso il telefonino, non le era stato sottratto il telefonino. Questo ci fa capire, ci dà la misura che lei era nelle condizioni di chiamare i carabinieri, così come la mamma. Ma adesso non possiamo colpevolizzarla, no? Sì, ma questa ragazza non possiamo sapere il cervello. Allora, era nelle condizioni di chiamare le forze dell'ordine, la mamma l'aveva supplicata di farlo. Lei ha detto che la mamma e lei è ancora convinta di aver fatto la cosa giusta, quindi adesso pensiamo quanto plagiata, era stata plagiata, esatto, questa ragazza, certo. Comunque questa è una cosa un minorenne, non è nella struttura di poter comprendere esattamente, soprattutto quando la stessa famiglia, cioè il nucleo familiare che attua questo tipo, no, di pressione, di violenza psicologica, chissà quali altre violenze sono state fatte nel corso degli anni a questi ragazzi, a questa famiglia. Maria Grazia, dunque, tema delicatissimo, caso assolutamente sotto indagine in questo momento, per cui si fa veramente fatica, no, ad esprimere qualsiasi tipo di giudizio, riflessione, e dunque quali saranno ora da parte degli inquirenti i prossimi passi? Le prossime tappe, quello che ha sottolineato il procuratore nel corso della conferenza stampa, si continua ad indagare proprio per accertare eventuali coinvolgimenti, perché ricordiamo che la coppia e Antonella, così come Giovanni, si erano conosciuti attraverso i social. Per la precisione mi avevano parlato prima di un contatto avvenuto presso una chiesa, poi si erano persi di vista e si sono rincontrati sui social, e da qui è nata questa amicizia, se così vogliamo definirla, proprio nel mese di gennaio. Il procuratore ha parlato proprio di questo rapporto è nato nel mese di gennaio, un rapporto che ha cambiato l'esistenza di tutti. In merito a quello che si diceva prima in studio, sì, dobbiamo dire anche questo, e questo si evince anche dalle carte. Purtroppo la ragazzina aveva i cellulari, la mamma aveva chiesto aiuto, lei in quel momento non ha fatto nulla.
non ha fatto nulla. Poi sembra che i cellulari le siano stati portati via, quindi quando sono entrati i carabinieri lei è stata trovata a letto, dormiva ed è avvenuto, ricordiamo, il cuore della notte, perché c'è alla mezzanotte 37 una telefonata delirante, dobbiamo definirla davvero così, di Giovanni Barreca, che chiama il 112 e dice: ho ucciso mia moglie, i miei figli, venitemi a prendere. E da lì comincia a parlare di quello che sarebbe accaduto, cioè proprio di quei demoni che dovevano essere allontanati dalla casa. Probabilmente all'inizio si è pensato proprio ad uno scherzo banale, a un qualcosa di inverosimile. Poi purtroppo, quando sono arrivati gli inquirenti, i carabinieri in quella casa, hanno trovato una scena brutta, terribile, così come ha ricordato il procuratore Cartosio. Maria Grazia, noi rimaniamo aperti con te, con il collegamento, e poi più tardi magari ritorniamo per altri